Lettura, Vangelo e commento. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron, davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Ebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: «Tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno», per dire: «Davide non potrà entrare qui». Ma Davide espugnò la roccia di Sion, cioè la città di Davide. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo. Gli scribi erano uomini istruiti nella legge e nelle sacre scritture, e incaricate di spiegarle al popolo. Alcuni di loro vengono mandati da Gerusalemme in Galilea, dove la fama di Gesù cominciava a diffondersi, per screditarlo agli occhi della gente. Infatti Gesù guariva molti malati e loro vogliono far credere che lo faccia non con lo Spirito di Dio, come lo faceva Gesù, ma con quello del maligno, con la forza del diavolo. Gesù reagisce con parole forti e chiare. Non tollera questo, perché quegli scribi, forse senza accorgersene, stanno cadendo nel peccato più grave: negare e bestemmiare l'amore di Dio che è presente e opera in Gesù. La bestemmia è il peccato contro lo Spirito Santo. È l'unico peccato imperdonabile, così lo dice Gesù, perché parte da una chiusura del cuore alla misericordia di Dio che agisce in Gesù. E questo episodio contiene un ammonimento che serve a tutti noi. Infatti può capitare che una forte invidia per la bontà o per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c'è un vero veleno mortale. La malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell'altro. Dio ci liberi di questa terribile tentazione. Se questo video ti è stato utile, con poco puoi sostenere questo canale. Scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine, Daniele.